Ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi è il 2 dicembre 2013 e ho una grande notizia, un grande commento da farvi, ovvero ieri tutta la redazione di Scherzo Moderato, io uno, è andata a vedere il V-Day. Quindi alle 5 della mattina siamo partiti un po' di disperati da cattolica che volevano ricevere un po' di informazioni e vedere che aria tirava. Siamo andati fino a Genova, siamo stati tutto il giorno a Genova e la sera siamo tornati indietro. Cosa è successo a Genova? C'era il V-Day 3, ovvero la terza manifestazione organizzata da Beppe Grillo in cui venivano dette varie cose. Ho guardato i giornali che hanno puntato molto fondamentalmente su due cose che in realtà non sono delle notizie, ovvero da una parte che Grillo e quelli del Movimento 5 Stelle non possono vedere Napolitano, quindi l'hanno attaccato. Ho visto proprio sulla 7 Vespa che diceva: ah, il dato interessante è l'attacco a Napolitano. E quelli del PD già lo stanno difendendo. È una notizia che non esiste, perché il Movimento 5 Stelle ce l'ha da sempre con Napolitano per motivi ben evidenti. Un movimento che fa della trasparenza la propria ragione d'essere, dall'altra parte c'è un capo dello Stato che fa distruggere delle intercettazioni telefoniche. Evidentemente non ci può essere nessun tipo di comunicazione fra due entità di questo genere, come non può esserci comunicazione fra un movimento che dice basta privilegi, basta casta. E dall'altra parte c'è uno che quando stava al Parlamento europeo si faceva rimborsare i soldi dei biglietti come se fosse andato in prima classe e poi magari prendeva gli aerei low cost, o eventualmente si faceva la prima classe quando avrebbe potuto prendere degli aerei normali per un volo di un'ora, e che ogni tanto andava all'Europarlamento la sera, firmava la presenza per intascarsi la diaria, ma tutto il giorno non si era visto. Poi quando i giornalisti tedeschi lo beccavano, si metteva a urlare che chiamava la polizia perché lo stavano molestando. Questo è Giorgio Napolitano. E ci si stupisce perché il Movimento 5 Stelle, fatto di gente onesta, è incazzata a morte con Giorgio Napolitano. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Questi giornalisti italiani sono sagaci in una maniera incredibile. Comunque, poi c'è stato tutto lo show di Grillo che se l'è presa anche con gli altri partiti, con la casta di qua di là. Hanno detto quale sarà più o meno il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee che ci saranno nel 2014. Non sto neanche a commentarlo, se volete ve lo andate a vedere sul blog di Grillo e vedete qual è il programma. Una cosa invece che ho trovato molto interessante, molto più di quello che ha detto Grillo, perché alla fine, come dicevo, una persona come me che segue la politica abbastanza non ha trovato niente di nuovo in realtà, tolto appunto il programma per le europee, perché molte cose sono alla fine i concetti soliti del Movimento 5 Stelle, magari riaggiornati alla situazione dell'oggi. Quello che ho trovato molto interessante invece è stato che prima dell'inizio di tutta la manifestazione c'erano molto tranquillamente in giro per la piazza, così molti parlamentari del 5 Stelle che a un certo punto si sono riuniti, alcuni di questi, in un angolo della strada, molto tranquillamente, in mezzo alla gente, tutti quanti si sono seduti intorno a loro e questi uno per volta prendevano la parola e raccontavano quello che succedeva, perché sono tutti parlamentari che non solo appunto stanno alla Camera, ma sono anche all'interno delle commissioni, perché le leggi prima vengono discusse o comunque proposte all'interno di una commissione, poi se escono dalle commissioni vanno in Parlamento. Quindi è molto importante vedere effettivamente cosa succede in queste commissioni. Ora, un paio di racconti così che ho colto al volo mentre stavo guardando questa cosa, che già di per sé era molto piacevole, perché io sono stato per esempio ad altre manifestazioni quando ancora esisteva, mi ricordo, Alleanza Nazionale, ci fu il mega convegno di Alleanza Nazionale in cui i parlamentari stavano da una parte e gli attivisti dall'altra. Non è che c'era una così apertura da parte, cioè c'erano i VIP e c'erano gli sfigati. Gli sfigati portavano i voti ai VIP, i VIP non si cagavano gli sfigati, più o meno succedeva questo. Comunque, invece qui la cosa era diversa, perché se eri tutti là potevi tranquillamente andare lì, stringere la mano: oh, come va? Ma mi rispondi a questa cosa? Ho un dubbio su quello che è stato detto su un argomento. Tutto molto tranquillo, tutto fra gente allo stesso livello, diciamo. Comunque, per esempio, si parlava, no? C'era il responsabile della difesa, una che sta in commissione difesa, che diceva un paio di cose. Per esempio diceva: ah, si dice sempre di alleanza col PD e con la sinistra, però c'è gente del PD e di sinistra che parla da sempre di pacifismo, ma noi siamo, dopo gli Stati Uniti d'America, il paese che ha più missioni all'estero. Cioè noi, che sulla Costituzione abbiamo scritto l'Italia ripudia la guerra, siamo quelli che hanno più missioni all'estero.
missioni, fra virgolette, di pace, quindi facciamo finta che si può fare. Per esempio, una di queste missioni è la missione in Afghanistan. Noi siamo in Afghanistan, ricordiamocelo, da più di 10 anni. Quanto ci è costata la missione in Afghanistan? Adesso lo so. Prima dicevo, stiamo buttando via un sacco di soldi. Adesso so quanti sono i soldi. 50 miliardi di euro spesi dall'Italia fino adesso per la missione in Afghanistan, oltre a tutte le vite perse. Ma andiamo avanti. Quello che ci ha detto questa ragazza, cittadina, portavoce, come si vogliono chiamare ancora, non ce l'ho ben chiaro, è che lei è andata, visto che sta appunto in commissione di difesa, in Afghanistan, ha detto, a noi ci raccontano che stiamo lì perché dobbiamo tenere il controllo della situazione e mantenere l'ordine pubblico. Non è vero, noi lì non controlliamo una bella mazza. In Afghanistan è tutto in mano alle tribù, ai clan, il presidente Karzai conta meno di niente, ed è tutta una grande scenografia messa in piedi per far vedere che stare in Afghanistan ha un senso, quando un senso morale ed etico non ce l'ha in questo momento, ok? Tant'è vero che addirittura una delle sere in cui lei è stata lì a dormire in Afghanistan è stata svegliata alle 5 della mattina dalle bombe perché c'era un attacco dei talebani all'ambasciata americana. Te pensa quanto puoi avere la situazione sotto controllo se durante la notte ti svegli perché ci sono degli attacchi dei talebani alle ambasciate. Cioè, secondo me, poco. Poi, alla Commissione Cooperazione Internazionale, quindi un altro di questi cittadini portavoce che stava parlando, ha raccontato appunto di essere in questa Commissione Cooperazione Internazionale, dove girano soldi, come in tutte le commissioni, ma non si sa dove finiscono. Cioè, questa qui ha detto, non ci sono rendiconti di come vengono spesi i soldi per le attività della Commissione Cooperazione Internazionale dal 2011. Cioè, dal 2011 non c'è un rendiconto di quello che succede. Ha detto, sono andato dai funzionari che dovrebbero produrre questo materiale a chiedere informazioni su dove e come vengono spesi i soldi e hanno gigioneggiato, come sempre si fa in questi casi. Hanno detto, sì, no, ma, boh, non lo so, vediamo, è tanto lavoro. E cazzo, sei pagato per lavorare? Lavora, fai sto lavoro. Quanto sarà mai tanto lavoro? Ah, sono un sacco di pagine da mettere in ordine? Non c'è problema, non me le dai in ordine, dammi il materiale e me lo metto in ordine da solo. Ah, ma saranno quasi 400 pagine? E chi se ne frega? Tu me le dai, io le leggo. Ancora non ha avuto niente. Soldi che vanno così, soldi dei cittadini pagati dalle tasse di tutti e che nessun altro partito si è mai permesso di dire ma dove li stiamo spendendo. Tanto per dire. Poi un'altra cosa, per esempio, Commissione Lavoro, Movimento 5 Stelle propone una serie di norme per l'abbattimento dell'IRPEF e dell'IRAP. Qual è il partito che ha detto in tutta la campagna elettorale, anzi sono 20 anni che vive raccontando che farà abbassare le tasse? Il Popolo della Libertà, che adesso si chiama Forza Italia, comunque partito di Berlusconi. Bene, le norme proposte dal Movimento 5 Stelle per far abbassare l'IRAP e l'IRPEF, che fra l'altro proprio sono le due tasse più odiate dal governo Berlusconi, ci ha fatto una campagna elettorale su questa roba qui, no? L'IRAP, l'imposta rapina voluta da Prodi, cioè sono cose che chiunque legge un po' il giornale sa benissimo, bene, sono state bocciate dal PDL. Poi ci si trovano magari al bar e a quel, come la chiamano, la buvette, il transatlantico, tutte le parti interne così, e gli stessi del PDL gli hanno detto, guarda che le norme che proponete voi, a prescindere da quello che c'è scritto sopra, noi non le votiamo mai. Stessa cosa gli è stata detta da quelli del PD. Questa sarebbe la politica dei politici professionisti contro quelli che vengono additati poi dalla stampa che dicono sempre di no. Cioè, chi propone delle cose, se non fa parte del gruppetto dei buoni, allora gli voti sempre no, anche se magari sono cose che tu stesso hai messo nella tua campagna elettorale. Tant'è vero, ricordiamocelo una volta per tutte, che quelli del PD votarono contro la mozione Giachetti che doveva abolire la legge elettorale. Poi Letta va a dire tutti quanti, ah, noi siamo contro il Porcellum, ma quando viene il momento poi di votare contro il Porcellum, votano tutti a favore. Questo, tanto per dire così, un po' di cose che mi sono entrate nelle orecchie mentre questi parlamentari così raccontavano la loro vita quotidiana all'interno del Parlamento. Ce n'erano anche altri, per esempio tutta la battaglia che è stata fatta contro gli OGM dal Movimento 5 Stelle, e lì fortunatamente sono riusciti a trovare una convergenza anche con gli altri partiti, anche se poi effettivamente hanno fatto delle leggi che non sono ancora state messe veramente in pratica perché non stanno funzionando, visto che in Friuli Venezia Giulia c'è gente che sta coltivando del mais OGM e se ne sbatte delle leggi tranquillamente.
Vabbè, niente, quindi da Genova è tutto, la redazione di Scazzo Moderato, state informati, ci vediamo alla prossima, ciao!